prego. Ma lì l'altro, questa è una cazzo di rapina! Troppo bene. Cioè, io sono Antoine e lei è la mia Colette, io sono innamorato. Antonio, valle a parlare, no? Tutta sta scena, no? No, no, cioè avrebbe bisogno di una scusa, non è che lei sta lavorando, dai. Antonio, una scusa. Siamo o non siamo due fabbricatori di scuse su YouTube? Fammi capire. E allora ci inventiamo qualcosa, tipo oh, la scusa della finta rapina. Quante volte l'abbiamo usata ormai? Cioè, immaginati la scena, ok? Afferro la maniglia della porta. Spalanco la porta del bar. Mi guardo attorno, a sinistra, poi a destra. Tiro per la pistola e dico... Fermi tutti, questa è una rapina! C'ho una battuta in questo cazzo di video, Antonio. Una, posso dirla io? Afferro la porta del bar. Spalanco la porta. Mi guardo a sinistra, poi mi guardo a destra. Tiro per la pistola e dico... Fermi tanto, questa è una cazzo di rapina! Ma io cosa faccio? Tu ti butti sul malvivente per cercare di braccarlo, di fermarlo. Così è una scusa per parlarne. Certo. Maledetto, questa è una cazzo di rapina! Ragazzino, abbassa con la pistola, nessuno si farà male. Gli elefanti si nascondono quando sono felici. Dietro ad un telefono, ai pali della luce, ai bar in periferia o sotto le coperte. Chiudono gli occhi cercando di far diventare tutto il più nero possibile, ma non ci riescono mai, neanche con le mani davanti alla faccia. Gli elefanti si nascondono quando sono felici. Chissà poi da cosa si nascondono, che tanto è sotto le coperte. Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.